Guardate com'è tenuta bene questa passeggiata, con una bella ciclovia a fianco. Buongiorno a tutti, la tappa di oggi è Viana do Castelo, circa 25 km. Anche oggi il tempo non è dei migliori, ma perlomeno fino ad ora non sta piovendo. Iniziamo. Non ti ho detto niente. Stefano 76 mi dice che sul cammino non mi vede molto contento, che rido poco. Ragazzi, io qui sto benissimo. Sono pervaso costantemente da euforia e felicità. Ci mancherebbe altro. Anzi, vi dico di più. I due giorni di brutto tempo che ho passato sono stati in fondo anche quelli molto belli. La pioggia in sé per sé non mi dà fastidio, ripeto, avevo soltanto paura per i miei piedi, perché acqua, umidità uguale vesciche. Per il resto, paesaggio fantastico. No. Ho bisogno di un caffè, non so come siamo messi più avanti, devo fare questa deviazione. C'è scritto che il bar è a 90 metri, speriamo. È chiuso, è chiuso. Accidenti. Peccato il proprietario al volo. Wow, ragazzi, incredibile, stupendo. Sentite? Very good. Avevo chiesto solo un caffè con lecce, ma va bene, va bene. Ok, grazie. Gallinelle per Fatima, per Santiago. Due ore di cammino, zero pellegrini. E dopo 2 ore e 30 in lontananza due pellegrini. Che bel sentiero! Non si vede bene, lì in fondo scorre un bel fiume. Molto selvaggio. Il percorso è scorrevole, ma bisogna prestare molta attenzione. Il fondo è molto bagnato. È facile scivolare.
e se una persona si fa male qui è abbastanza complicato. Qui è bellissimo. Si chiama Cammino della Costa, ma ci sono anche bei tratti all'interno, come quello che ho appena superato. E quelli dovrebbero essere i chilometri rimanenti per Santiago. Questi primi 3 giorni di cammino sono stati tutti diversi l'uno dall'altro. Il primo giorno ho camminato lungo la periferia di Porto per tutta la giornata. Il secondo giorno ho camminato su delle lunghe passerelle in mezzo a dune di sabbia con a fianco l'oceano. Ed oggi sono passato all'interno di uno splendido bosco lungo un bellissimo fiume. Questa è anche la prima tappa con dislivelli sia in salita che in discesa. Devo salire di là. Fátima, Santiago. Man mano che vado avanti mi sto rendendo conto che sto affrontando questo cammino con estrema tranquillità, senza fretta. Questo può essere perché ho già fatto il cammino francese e Santiago l'ho già raggiunto. Però mi sta piacendo questa cosa. Santiago! La birra portoghese più consumata è la Super Bock, molto buona. Sto cominciando ad accusare un po' di stanchezza
è il terzo giorno, ho fatto quasi 100 km. Penso che sia normale, dai. In fondo, dietro il fiume, Viana do Castelo. Non si vede bene. Viana do Castelo è una cittadina abbastanza grande, fa circa 90.000 abitanti. Noi a volte parliamo troppo male dell'Italia. Sto per attraversare un ponte molto molto famoso. Si chiama Ponte Eiffel. Progettato e costruito proprio da Gustav Eiffel. Sopra passano le macchine, sotto passa il treno. Da qui non si capisce un granché, poi lo riprenderò da un'altra prospettiva. Eccolo qui. E quello è il fiume Limia. Non finisce mai. È lungo quasi 700 metri. Questa è la camera di oggi. Io sto qua. Alla fine la struttura si è riempita improvvisamente di pellegrini. Cosa? Che non era successa nei due giorni precedenti. Si comincia a sentire qualcosa del cammino vero. Si è creata una bella squadra di varie nazioni. Siamo tre italiani.